Grazie, grazie a voi per l'invito. Intanto avvio il mio cronometro per non sforare ulteriormente e cercare di essere conciso. No, il video è veramente gradito ed è un'occasione importante per sottolineare alcuni aspetti che ritengo particolarmente urgenti, direi. E potrei anche cavarmela ripercorrendo, ho preso un po' di appunti, quindi potrei cavarmela anche ripercorrendo rapidamente un po' gli interventi interessantissimi che hanno preceduto. E cercherò in parte di farlo e in parte di aggiungere qualcosa che è legato al particolare approccio che abbiamo sviluppato sia all'università che nell'ambito delle attività che svolgo in Lombardini 22 come direttore di questa nuova unit, questa nuova divisione che si occupa delle neuroscienze applicate all'architettura. Allora, sicuramente la domanda alla quale potremmo rispondere, cioè poi una macchina con le ruote quadrate andare bene? È evidente che la risposta è un bel no, però noi stiamo insieme in questa condizione perché se siamo costretti a sottolineare con così grande fermezza e importanza la necessità di avere aria pulita e aria di grande qualità all'interno degli ambienti scolastici, di avere della luce, se dobbiamo occuparci di sottolineare l'aspetto della statica degli edifici, vuol dire che noi abbiamo in questo nostro paese più dell'80% delle scuole che in più o meno in condizioni acute hanno problemi che hanno a che fare con questi aspetti. Quindi, diciamo, andare a viaggiare con una macchina con le ruote quadrate è un po' complicato. Diciamo che poi, insomma, il nostro corpo docente riesce a fare lo stesso, marciare la macchina con le ruote quadrate, e questo va riconosciuto diciamo, i docenti stanno facendo in questi anni, particolarmente durante la pandemia, hanno svolto un ruolo non insignificante insieme con tutto il personale della scuola. Questo andrebbe riconosciuto perché non eravamo nelle condizioni migliori per far fronte a questo grande disagio che continuiamo a vivere, speriamo si avvii a concludersi. Io per cercare di rimanere nei tempi e contestualmente riuscire a dare un contributo che dia luce, che spieghi perché ci stiamo occupando di questo approccio, stiamo portando la neuroscienza all'interno del progetto, devo necessariamente partire con un'asserzione forte, cioè secondo me, credo che Samuele sarà d'accordo, la classe va distrutta. Va distrutta perché la classe, insieme al corridoio, come citava prima Samuele, è l'emblema, è il simbolo spaziale di una concezione nata verso la fine dell'Ottocento della scuola non come luogo di cura dei nostri ragazzi, bensì come spazio di contenimento, come è stato ben detto, dove far introiettare. Dove introiettare, dove produrre l'assimilazione del sapere e ancor prima del sapere, dei contenuti, costruire dei corpi docili, come avrebbe detto Michel Foucault, dei corpi docili da plasmare in relazione allo spazio stesso, che ne rappresentava l'essenza, che ne rappresentava anche la finalità. Quindi la classe va distrutta insieme al corridoio proprio per costruire una dimensione spaziale che sia davvero la coscienza estesa di una concezione che la nuova comunità, che la comunità contemporanea vuole attribuire a questo luogo all'interno del contesto e della città che vogliamo costruire. E il contesto è un'altra parola chiave, perché la scuola non è semplicemente il contenitore, ma è anche lo spazio che avvolge sia lo spazio esterno della scuola, che adesso spiegherò perché è importante quanto lo spazio interno della scuola, che il quartiere che vede nella scuola un centro civico, che vede un cuore pulsante della socialità, dell'integrazione, dello scambio, della crescita, dove quindi tutto il corpo docente non è lasciato solo a occuparsi di estendere appunto verso il quartiere e partendo dai ragazzi la conoscenza e se vogliamo usare un termine anche i valori che dovrebbero presiedere ad una convivenza civile oggi non è lasciato solo, ma è
coinvolge in questo sforzo anche le persone che stanno al di fuori delle pareti della scuola stessa. La classe va distrutta perché deve lasciare spazio ad un luogo molteplice che Samuele ha indicato bene. Che è composto da spazi dove la socialità è importante quanto la trasmissione, dove l'apprendimento individuale è un fatto che coesiste con gli altri spazi di apprendimento e con gli altri momenti di apprendimento, dove la classe viene composta e ricomposta durante l'orario e dove l'orario, appunto, per anno di scuola estesa, non è dato da unicamente dalla lezione frontale, né tantomeno da quella di piccoli gruppi, ma è dato anche da molte altre attività. Ed è in questa veste che chiaramente possiamo pensare a una scuola come un centro civico pulsante che coinvolge il quartiere. La scomposizione, che non vuol dire disordine, ma vuol dire arricchimento dello spazio, arricchimento in termini di nuove opportunità di attività varie, come indicava bene Samuele, di nuove attività che richiedono nuovi spazi, nuove unità di spazio, nuovi ambienti, nuove stanze, se volete. Queste nuove stanze non sono, come dire, necessarie solo per ospitare le attività stesse, ma anche perché devono produrre una percezione spaziale ricca, che sia in grado di coinvolgere a livello emotivo i ragazzi e anche lo staff, naturalmente, tutti coloro che vi transitano. Coinvolgere a livello emotivo non significa fare cose bizzarre, ma cercare di interpretare il disegno dello spazio secondo le attese emotive diverse che si sviluppano nel corso del giorno. Il corpo delle persone, il corpo dei ragazzi in particolare, è di grandissima importanza perché il corpo è un tramite cognitivo, è il soggetto dell'apprendimento, è il soggetto dello sviluppo cognitivo dei ragazzi. Pensiamo solo a un dato, e cerco di essere sintetico per non annoiarvi troppo. Il cervello di un bambino fino a 8-10 anni consuma fino al 60% di tutta l'energia che il nostro metabolismo produce, che il loro metabolismo produce. Cioè di tutta l'energia inglobata attraverso l'alimentazione, il cervello, solo il cervello, consuma fino al 60%. Perché nella fase di sviluppo, fino agli 8-10 anni, l'attività di sviluppo e di costruzione dei pattern, degli schemi di interazione con lo spazio, anche con lo spazio, è talmente ricca e richiede un calcolo e il deposito, il calcolo e poi il deposito in pattern d'azione e di interazione con lo spazio, talmente complesso e stratificato che il cervello nello sviluppo di tutta questa attività consuma un sacco di energia. Poi una volta che i pattern, questi schemi di interazione con lo spazio vengono consolidati, il consumo di energia via via si riduce fino a un 25%, che è la quota di energia che il cervello consuma in un adulto. Questo per dire che il movimento, la motricità, la dimensione dinamica e l'esplorazione, la navigazione all'interno dello spazio per un bambino è un fatto costitutivo ed essenziale ed è assolutamente folle immaginare di inchiodare un bambino in un banco su una sedia per ore e ore e ore. È assolutamente produce dello stress, produce una fatica mentale, produce tutte le condizioni che poi impediscono a un bambino di avere un'attenzione, un focus attentivo su quello che sta avvenendo, in grado poi di favorirne anche l'apprendimento. Quindi, se c'è un livello di stress che viene incrementato dalle condizioni dello spazio, questo livello di stress influisce sulla sua capacità di memorizzazione e sulla sua capacità di apprendimento. Quindi una scuola di questo genere non è il luogo adatto per fare in modo che avvenga la trasmissione che sembrerebbe stare a cuore, ad essere il centro, il motore, l'origine di questo tipo di costruzione di questa istituzione sociale.
ho consumato 10 minuti di tempo, non so se ho ancora qualche minuto a Sì, mia qualche minuto. disposizione. Sì. Va, Allora me lo prego, prego, ricalibro chiedi. per altri 3 minuti. Ah, via. Per concludere, il coinvolgimento emotivo significa produrre poi, fare in modo che i bambini e poi naturalmente anche i ragazzi un po' più grandi nelle altre scuole sviluppino un rapporto percettivo con lo spazio interno ed esterno della scuola. Per cui una parte importantissima del cervello, che è l'ippocampo, venga rafforzata e strutturata, diventi importante, faccia palestra, cresca, perché questa parte che controlla la navigazione dello spazio e che ci consente di muoverci agevolmente all'interno di questo. Se viene sollecitata in modo continuo, un po' come facciamo con la muscolatura quando facciamo ginnastica, se viene sollecitata di continuo, produce anche un rafforzamento della nostra capacità cognitiva. Sono estremamente legate e non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Queste sono cose che si conoscono da ormai più di 150 anni, da quando i fisiologi tedeschi, nella seconda metà dell'Ottocento, cominciarono a studiare l'interazione tra il movimento del corpo e il rapporto con le emozioni, il rapporto con l'empatia, per esempio, che veniva studiata in quel periodo, in particolare rispetto alle opere d'arte, che oggi gradualmente è stata sempre più estesa fino allo spazio, a capire che cosa produce il rapporto nello spazio con il nostro corpo, il nostro organismo. Da allora sappiamo benissimo che riuscire a fare in modo che la nostra capacità immaginativa e simulativa nei rapporti con lo spazio venga nutrita dalla stessa organizzazione e forma dello spazio, produce benessere, ma non in un senso generico, come fosse il prezzemolo che si mette in tutti i piatti di benessere di quel tipo. È un benessere fisiologico, cognitivo e neurofisiologico che ci consente, anche per quanto riguarda la scuola, di fare in modo che lo spazio sia davvero un supporto per l'apprendimento, per il consolidarsi di una dimensione prosociale verso gli altri, perché mitiga lo stress, che inevitabilmente una istituzione non può non produrre nei confronti di giovani che hanno come finalità quella di crescere e di guardare verso il futuro con uno spirito aperto, uno spirito costruttivo.